La settimana della bioarchitettura e della domotica 2017, la nostra 14ª edizione, una settimana che è stata ricca di interventi, è iniziata a Modena, si è spostata poi a Mirandola e chiude qui nella prestigiosa Rocca di Vignola, dove oggi verranno dati molti premi. E questa settimana abbiamo riassunto tutte un po' le attività di quest'anno di lavoro dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. E energia per riqualificare, c'è stata una partenza dove siamo entrati all'interno del tema della riqualificazione degli edifici storici. Non per nulla siamo proprio all'interno di una rocca medievale e su questa rocca ci cimenteremo per capire quello che si può applicare in termini di riqualificazione edilizia e impiantistica. Un martedì molto importante dove abbiamo trattato le tematiche dell'Energy Performance Contract con un intervento del presidente dell'Enea e con alcune indicazioni su quelle che saranno le norme da seguire su questo che è un tema contrattuale molto delicato. Le sessioni sono state molto frequentate e per esempio il mercoledì alla mattina si è parlato della nuova legge urbanistica regionale, quindi abbiamo avuto l'anteprima grazie alla regione sull'informazione che sarà approvata in assemblea legislativa il 19 di dicembre. Poi proseguendo durante appunto i lavori la sessione del giovedì mattina dedicata un po' di più alle imprese, quindi con la presentazione di queste nuove associazioni che sono i cluster che si occuperanno appunto di incrementare, di divulgare le attività riguardanti l'innovazione, la sostenibilità e l'efficientamento energetico per quanto riguarda proprio le imprese, quindi cosa possono fare le imprese per avvicinarsi al mondo della sostenibilità e tramite dei case study che abbiamo presentato anche cosa hanno già fatto. Siamo andati avanti con la sessione Casa Clima, gli aggiornamenti dell'Agenzia di Bolzano, ma soprattutto gli approfondimenti tecnici con le aziende partner della settimana, che tra l'altro ringraziamo per il loro contributo. E chiudiamo oggi appunto nella diciamo eccellente Rocca di Vignola alla Sala dei Contrari per dare la premiazione ai vincitori del Premio Sostenibilità 2017. Quest'anno 68 iscritti a livello nazionale, la novità è che abbiamo fatto anche il premio del pubblico insieme a Edicom Edizioni e abbiamo avuto un 6.000 voti, un 6.000 votanti, quindi devo dire che questa sinergia è molto importante. Thank you.
Quindi a questo punto ringraziamo le fondazioni Modena, Vignola e Mirandola che ci hanno sostenuto e inizieremo subito a lavorare per l'edizione del 2018. Quindi vi aspettiamo alla settimana 2018.